Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo Scopriamo per scoprire insieme a voi Transport Fever, un city builder di quelli duri e puri finalizzato alla creazione di linee di trasporto. È una branca un po' specifica e particolare del genere dei city builder, quindi diciamo che è un prodotto che si rivolge principalmente ai veri irriducibili del genere e di conseguenza i giocatori occasionali potrebbero non trovare chissà quanti stimoli, però è un gioco sicuramente degno di attenzione. Tant'è che per il bene di questo Scopriamo, diciamo che oggi ho un pochino barato, nel senso che solitamente sono Scopriamo fatti completamente alla cieca, quest'oggi qualcosina ho visto prima di fare il video, perché quantomeno questo mi darà modo di fare un video un po' più ricco e soprattutto consapevole. Detto ciò, cos'è che offre questo Transport Fever? Allora, al di là del tutorial, appunto, che consiglio a chiunque voglia muovere i primi passi in questo universo a prescindere dalla propria capacità con i city builder, il gioco offre una campagna, anzi due a dir la verità, ambientate nei due principali continenti e ciascuna composta da 7 missioni. Abbiamo quello in America, la terra dell'opportunità, e quello ambientato in Europa, nel vecchio continente, e ciascuna campagna diciamo che ha inizio nel 1850, se non ricordo male. Aspettate che adesso ve lo dico, perché insomma è un gioco che fa leva su l'evoluzione dei trasporti in Occidente. Sì, 1850. Praticamente è un gioco che si dipana dal 1850 per l'appunto a oltre il 950, permettendoci così di assaporare un po' tutta l'evoluzione di quello che è stato il mondo dei trasporti su terra, via mare e in aria, per cui avremo a che fare con treni, aerei, navi e chi più ne ha più ne mette, insomma tutto ciò che ha permesso all'uomo di spostarsi negli ultimi 150 anni fondamentalmente. Detto questo, io partirei con una partita libera, quantomeno per farvi vedere in assoluto quello che il gioco ha da offrire, le dinamiche che lo caratterizzano, la complessità anche che lo contraddistingue, per cui andrei su dimensione di mondo 1-1 in scala, dimensione del mondo 64 km quadrati, mi sembrano più che abbastanza, altrimenti c'è 144 km quadrati e 256 km quadrati, questo è adatto a chi vuole farsi seriamente del male. Allora direi terreno, facciamo in piano, anno d'inizio facciamo 950, così che si possa vedere un po' tutto ciò che il gioco ha da offrire in termini di tecnologie. Livello di difficoltà facile, perché è veramente un gioco tostissimo e vabbè, qua qualsiasi cosa scriviamo crea una mappa procedurale, per cui tutto può cambiare in qualsiasi momento. Oh, allora, eccoci giunti al luogo in cui avremo modo di costruire e fare un po' tutto ciò che ci va. Detto questo, allora, io direi che possiamo iniziare. Tanto è un gioco abbastanza pesantino, nonostante io abbia un ottimo hardware, ma in alcuni momenti senta, perché c'è veramente una quantità folle di cose al suo interno. Volete un esempio? Allora, adesso andiamo in una città qualsiasi, che è Königsbrug, e ad esempio noterete la quantità di macchine che ci sono, e ciascuna macchina può essere selezionata e ci indica praticamente dov'è diretta e possiamo seguirla addirittura a livello strada. Adesso, fatta questa piccola introduzione a bordo dell'auto, il nostro scopo fondamentalmente è quello di unire queste città. E come possiamo farlo? In basso troviamo una serie di menu, al di là della terraformazione, che può essere utile appunto per costruire cose nella maniera che riteniamo più opportuna. Qui possiamo alzare il terreno, tutti questi strumenti di terraformazione sono molto facili da usare, io sto semplicemente tenendo premuto il mouse, il tasto sinistro del mouse, e ovviamente lo posso abbassare. Tutto ha un costo, ma si parte con 30 milioni che in teoria sono una cifra più che adeguata a svolgere qualsiasi tipo di attività, per quanto tutto ciò che andremo a creare avrà ovviamente costi di mantenimento. Tra l'altro mi sono partiti già a 40.000 dollari. Detto ciò, io inizierei a costruire qualcosa che possa collegare, per esempio, Königsbrug a Hednesford, anzi facciamo Huntingdon, che è più facile da pronunciare. Allora, partiamo con una linea ferroviaria, che mi sembra la cosa più logica, per cui scendiamo qua e giriamo la nostra linea ferroviaria in maniera tale... No, ho fatto una cretinata, perdonatemi. La colleghiamo alla strada
La mettiamo qua, sennò per fare il giro è un casino. Che poi, tra l'altro, il prezzo varia in base alla pendenza del terreno. Ok, abbiamo costruito la nostra prima stazione ferroviaria. Adesso bisogna costruirne un'altra, che possiamo mettere al famoso Huntingdon. E lo mettiamo di qua. Giriamola. Perché poi collegarle sarà un'impresa titanica, come andremo a vedere fra poco. Allora, per adesso non facciamo granché. Volendo, si potrebbero anche potenziare queste linee mettendo addirittura 8 linee. Vabbè, diventa una cosa tipo abnorme. Lunghezza della piattaforma, cioè c'è una quantità di variabili che possono essere selezionate veramente sconvolgente. E addirittura la tipologia di ferrovia, se ha alta velocità, se è standard, insomma. Vi renderete conto di quale sia l'effettiva profondità del gioco solamente mettendoci sopra le mani. Io adesso vi sto semplicemente facendo vedere, giusto per farvi un'idea. Adesso colleghiamole, che ovviamente è la parte più complessa. Queste sono le rotaie ad alta velocità, ma noi abbiamo fatto quella classica, ringraziando il cielo. E dovrebbe essere più semplice per noi, spero. Allora, fortunatamente la creazione è molto easy, sebbene estremamente costosa. Ok, vediamo un po'. Dov'è Huntingdon? Non è che l'abbia presa proprio benissimo, ma in qualche modo la collegheremo. Ok, ci piace, facciamo finta che ci piaccia. Tanto si è creata, credo, un tunnel. Sì, ha creato un tunnel, per cui questo è tutto sotto la montagna, questo che abbiamo qua. Allora, adesso non si riesce a collegare. Allora, io devo fare così. La prendiamo larga. La prendiamo larga e tra l'altro devo allungare anche di qua, se no non chiudiamo. Non chiudiamo il giro. Come vedete è piuttosto complesso. Io sto facendo una cosa completamente folle. Ci costerà, penso, più di qualsiasi tipo di ferrovia mai costruita dall'uomo, ma sono partiti 4, no, 8 milioni. Poi vabbè, la gestione economica è tutt'altro, tutt'altro paio di maniche, perché quello è qualcosa che ancora devo approfondire bene. Allora, una parte è collegata, dobbiamo chiudere l'anello, che è la cosa più complicata adesso. Devo fare una sorta di miracolo ingegneristico. Forse ce l'ho! Forse ce l'ho! Oh! Allora, abbiamo speso 13 milioni per fare un anello ferroviario che sia veramente basilare, se così vogliamo definirlo. Ok, quindi questa parte è completata. Adesso arriva il bello, perché io adesso devo comprare i treni che viaggeranno su questa linea e ovviamente creare la linea. Per cui io prendo, dunque, si faceva panico totale. Ah, ecco, devo creare il deposito di treni, che è qua, se non sbaglio. No, era questo, ok. Deposito di treni. Allora, perché altrimenti non ci sono treni, giustamente. Ce la possiamo fare. Allora, lo metto qua. Bene. Allora, ovviamente a questo punto bisogna comprare un treno che viaggi su questa linea. Compriamo uno di questi. Classico, costa poco. Locomotive, ecco. Un treno e un vagone di quelli che costano poco. Perfetto, ne compriamo un altro, giusto per renderlo più lungo, e ci mettiamo anche questo qui per un po' di materiali. Detto questo, stiamo finendo i soldi, per cui la situazione si sta facendo abbastanza drammatica. E dobbiamo, possiamo creare una linea. Allora, la prima cosa da fare è selezioniamo treni, linee e nuova linea. Allora, la prima stazione è questa, quindi la selezioniamo, se riesco a farlo. Ecco, prima stazione. E la seconda stazione è questa. Perfetto. Quindi dovremmo aver completato questo aspetto. E a questo punto la nostra linea dovrebbe essere ufficialmente pronta, se non fosse che non ho assegnato il treno alla linea.
segna la linea 1. Allora, impossibile trovare un percorso per fermarsi. Bene, ho sbagliato la costruzione della linea, perché ovviamente il treno non può uscire da qua. Per cui devo... si fa... Ecco, questo è ciò a cui alludevo quando parlavo di complessità. Ovviamente non ho considerato il fatto che mettendo il depósito in questo modo, il treno non ha modo di girare per entrare sulla linea. Vabbè, comunque sia... quantomeno attraverso il mio errore abbiamo capito anche questo tipo di cosa. Per cui mi sposterei un attimino sull'altra cosa che volevo approfondire, a patto di avere i soldi, ovvero gli aerei, perché è leggermente più semplice. Allora, piccolo aeroporto. Il principio è più o meno lo stesso, nel senso io devo costruire l'aeroporto, collegarlo a una strada. Ne costruiamo anche un altro piccolo aeroporto, così che siano collegati. Lo mettiamo qua su. È costato pure poco, incredibilmente. Allora, compriamo un aereo, prendiamo questo qui piccolino e a questo punto creiamo una linea aerea. Per cui nuova linea, primo aeroporto e secondo aeroporto. Perfetto. Fatto ciò, veicoli non ne abbiamo... Allora, vediamo un attimino questo aereo, seleziona linea, linea 2... Ho attivata la linea, che Dio sia lodato. E ovviamente ogni linea poi garantisce dei costi e dei profitti che sono relativi a quanto viene usato. Adesso vediamo il nostro aereo che sta partendo. Così ci potremo anche godere il suo viaggio. Apparente la gestione economica è chiaramente l'aspetto più delicato dell'intera esperienza. Fare in modo che il nostro territorio sia ben collegato e, come posso dire, autosufficiente sotto il profilo puramente finanziario è la sfida ultima del prodotto, sebbene la campagna permetta di imparare questo tipo di dinamica con una discreta facilità, nel senso che mettendo il giocatore di fronte a diversi scenari a difficoltà crescente permette di rendersi conto di quali siano tutte le varie sfide economiche alla base di questo tipo di esperienza. Però comunque è un gioco veramente molto molto complicato, ma al tempo stesso anche abbastanza gratificante, perché appunto essendoci tutte queste difficoltà è chiaro che alla fin fine si abbiano anche grandi soddisfazioni nel momento in cui si riesce veramente a capire come funziona tutto. Diciamo che però se avete trovato giochi come SimCity complicati, qua vi taglierete la testa prima di completarlo, perché non sarete minimamente in grado di farlo. È un gioco che richiede impegno, è un gioco che richiede tempo, per cui se non ne avete forse fareste meglio a rivolgervi su qualcosa di un pochino più accessibile, abbordabile, anche comprensibile, perché ripeto, qua essendo poi tutto in lingua straniera c'è anche quest'ulteriore piccolo ostacolo, appunto, che è la lingua, che potrebbe complicarvi ulteriormente il tutto. Oh, finalmente si parte, il decollo, e qua il nostro aereo si fa tutta la parte che abbiamo stabilito per lui, fino al prossimo aeroporto, in cui si spera che prenderà un po' di gente e ci permetterà di guadagnare qualche lira dopo tutti questi miliardi spesi. Detto questo, ragazzi, niente, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia in qualche modo dato l'opportunità di capire bene cosa vi aspetta con Transport Fever. Fatemi sapere che ne pensate, io vi lascio come sempre il link alla pagina Steam in descrizione, così che possiate giocarlo voi stessi qualora vogliate, e ovviamente fatemi sapere che ne pensate. Per cui, ragazzi, niente, detto questo, io sull'atterraggio vi saluto, vi ringrazio come sempre per avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi.